Oggi è il 5 dicembre, il mio compleanno, e come tutte le grandi avventure non può che partire in un modo particolare. Infatti sono le 6 del mattino, fa un freddo cane, io mi sto dirigendo verso la stazione della mia città per prendere il treno che mi porterà a Milano. Sarà un viaggio strano, strano, però sono convinto che questa sarà una delle esperienze più fighe che farò in tutta la mia vita, quindi sono contento. Tanti auguri a me. Bene, la prima tappa l'abbiamo raggiunta, siamo arrivati a Milano Centrale. Sono un po' stanco perché effettivamente ho dormito poco e ho montato tanti video, quindi non ho riposato per nulla, però ce la faremo. Ovviamente il treno ha fatto ritardo e adesso mi tocca correre per raggiungere l'aeroporto. Dai, che! Allora, devo andare a Linate. Non ho mai preso un aereo da Linate, sempre da Malpensa, quindi per me è la prima volta e non so bene dove devo andare. E sta piovendo. Lo sapevo io che dovevo prendere l'ombrello. Aeroporto di Linate. Penso che i bus driver di Milano siano le persone più crudeli che si possano incontrare sulla faccia della terra. Mi hanno trattato malissimo alcuni passeggeri. Vabbè, tralasciamo. Il volo che prenderò sarà un ITA Airways, compagnia che è andata a sostituire Alitalia da qualche anno e che ora è la compagnia di bandiera della nostra nazione. Non ho mai volato con un volo ITA Airways, sono curioso. Prima volta a Milano Linate, prima volta volo ITA Airways, direzione Bruxelles. Controlli superati, l'aeroporto è veramente veramente bellino, sembra tutto rifatto a nuovo recentemente, non lo so se è una mia sensazione oppure è davvero così, però la cosa strana e particolare è che sembra più un centro commerciale che un aeroporto. E adesso aspettiamo. Ecco, una cosa figa che ho notato in questo aeroporto che non si nota spesso è il fatto che non devi togliere tutto dalla borsa. Io giro con computer, macchina fotografica, cellulare, caricatore portatile, una serie di apparecchiature elettroniche che solitamente quando arrivi ai controlli vanno sempre tolte dalla borsa. Qui ho preso la ciga perché stavo togliendo il computer dalla borsa. Mi è capitato pochissime volte di non doverlo togliere e credo di averlo fatto inconsciamente le altre volte, nel senso che magari ero di fretta e ho buttato sulla borsa senza pensare minimamente al fatto che dentro avevo computer eccetera. Qui funziona così. È piccolissimo. Sono finalmente riuscito ad arrivare a Bruxelles. Qua è un freddo del Cristo, molto più che ne a Milano, e adesso sto aspettando l'autobus perché devo arrivare a Bruxelles centro dove c'è il mio hotel. Ancora non ho mangiato, sono le 3, arriverò intorno alle 4, quindi mangerò verso quell'ora. Prendere questo autobus per un'ora mi ha letteralmente distrutto, però bella Bruxelles. Così di primo impatto sembra soprattutto ben tenuta, una bella città pulita. Avrò tempo e modo per constatare questa cosa. Penso e credo di avere l'hotel in una posizione abbastanza centrale, ma io questo ancora non lo so perché ancora non l'ho detto, ma il viaggio non è stato organizzato da me. Scoprirete poi il perché, non lo voglio ancora spoilerare, però non ho organizzato assolutamente nulla, ma ho trovato tutto già organizzato da qualcuno che poi scoprirete domani. È appena passato un ragazzo in maniche corte e pantaloncini corti. Camminava tranquillamente come se nulla fosse. Io sto morendo di freddo, ho due giubbotti, una felpa e una maglietta. Lui era tranquillamente in maniche corte e se la spassava per le vie di Bruxelles. Bello! Ma nel frattempo eccoci arrivati. Sembra carino l'hotel, niente di particolare. L'ascensore è tipo ultra epilettico. Però no, dentro è molto retro, stile retro. Adesso andiamo a vedere la stanza. Room tour della stanza. È la mia. E voilà! No, ragazzi, questo è l'hotel più strano che io abbia mai visto in vita mia. Questo è il letto e fin qui non c'è nulla di male, se non fosse che, voilà, il mio bagno è proprio lì di fianco al mio letto. Bellissimo, alla grande. Ma poi la cosa più entusiasmante è questo, che sono i tasti per la luce, che così si spegne, così si riaccende e soprattutto, parte finale, bagno, luce. Non si accende, non so come si accende la luce nel bagno, ma il bagno ha uno specchio enorme attaccato alla porta, ma è dentro un buco e credo che di qua ci sia anche la doccia. Eccola, super buio, toccherà trovare come accendere il tutto. Però è carino, cioè nel senso non denigro, semplicemente strano, particolare, cioè bellissimo questo lavandino messo qui in mezzo, fichissimo. Mi piace, mi piace, mi piacciono le cose particolari, quindi
ci sta. L'ho trovato uno dei tasti che vedevamo prima, si gira e voilà, con la doccia che prima non si vedeva. Eccola qua. Oh, figo. Stasera mi aspetterà una bella doccia. Niente, non sta. Bene. Ora siamo finalmente pronti per partire in giro per Bruxelles. Prima tappa, cercare qualcosa da mangiare, perché io non ho mangiato nulla da stamattina alle 10. Queste sono le cose che piacciono a me, così nel bel mezzo del nulla, in mezzo alla piazza, in mezzo alle vie della città, c'è una chiesa che non c'entra assolutamente nulla con tutto quello che c'è intorno, però è bellissima, è messa lì, guarda carina. Queste cose a me fanno impazzire, letteralmente impazzire. Ho detto che in questo viaggio avrei fatto schifo, infatti il mio primo pasto, il mio primo pranzo alle 5 di pomeriggio è da Burger King. Cercherò di provare anche qualcosa di tipico. Questo panino in Italia non c'è, mi incuriosiva. E l'ho preso subito. Sembra una bomba. Spero lo sia. Buono. Il panino era veramente buono. La cosa figa è che hanno il free refill di Coca-Cola speziate, non so come si dice, aromatizzate. Quella di prima era tipo al citron, che credo sia cedro, mentre invece questa è alla fragola e fa cagare. Quella di prima era buona, questa fa cagare. Mi guardano tutti perché ho la videocamera. Mi sento osservato. Ok, dovrei essermi fatto un itinerario davvero carino. Come vi dicevo, ho 24 ore per visitare più cose possibili, con un solo problema di base, che ho la mattinata di domani completamente occupata dall'evento che non vi ho ancora spoilerato. Quindi di conseguenza ho tutto questo pomeriggio, la cena e anche la serata per visitarmi più cose possibili. Non sono molto distante, cioè il mio hotel non è distante dal centro, quindi anche dai punti di interesse della città. Di conseguenza dovrei riuscire a vedere parecchie cosine, però devo sbrigarmi, devo camminare. Riesco facilmente anche a raggiungerle a piedi, quindi cammino, ho le mani gelate. Ecco, questo non mi era mai capitato. Figo, servizio in diretta. Ho purtroppo dovuto mettere giù la videocamera perché sta iniziando a piovigginare e quindi ho paura che si rovini. Il telefono è momentaneamente più sacrificabile. Prima meta raggiunta, siamo al Palazzo Reale, questo qui alle mie spalle. Come suggerisce il nome, il Palazzo Reale è la residenza ufficiale del re, che viene utilizzato per svolgere le sue funzioni di capo dello Stato. Ovviamente anche la sede di eventi e di feste e di manifestazioni, e viene utilizzato anche per ospitare altri capi di Stato in visita nel paese. Sono arrivato a quello che credo essere il Monte des Arts, spero si pronunci così, non ne ho idea. Praticamente è un complesso urbanistico, o perlomeno Wikipedia lo definisce tale, che divide il quartiere reale da tutta la parte del centro storico, con all'interno un bellissimo giardino. Quelle cosa sono? Che spettacolo! Non ho resistito. Come trovata pubblicitaria devo dire che era fantastica, brava Samsung, ci hai azzeccato sto giro. Ah, il Natale. Ho detto che in questa vacanza dovevo far schifo e quindi mi sono fermato per mangiarmi un waffle. Non mangio waffle da una vita. Passiamo subito all'assaggio. Cioè, buono, bravi. Bene, ritorniamo incappucciati che fuori fa freddo. Il waffle era particolarmente buono, però devo dire che se ci fosse stata la Nutella al posto della cioccolata avrebbe dato quel pizzico di italianità in più che avrebbe fatto spaccare letteralmente il waffle, che già era davvero buono. Ci voleva quel pizzico lì. Sono nel centro storico della città ed oltre a essere tutta bella addobbata per Natale, tutte le vie sono piene di localini tipici in cui puoi mangiare, puoi fermarti per una cioccolata calda, puoi fare un aperitivo. Tutto rimane incredibilmente caratteristico, ma davvero davvero suggestivo, particolare, bello. Sono finito in un bel posto. Tutto ciò invece è veramente veramente bellissimo. Sono colpito. Poi con questa musichetta di sottofondo sembra di essere su un altro pianeta, davvero. Che figata! Questo posto che sembra letteralmente uscito dalle fiabe è la piazza centrale di Bruxelles, all'interno della quale c'è il municipio, la Maison du Roy, spero si pronunci anche questa in questo modo, che è la casa del pane, un vecchio edificio dove un tempo
veniva venduto il pane. Ma oltre a tutto questo è boh, cioè io più la guardo più rimango innamorato. Sono curioso adesso di vederla di giorno, non so se farò in tempo, ma già di notte così, con questi edifici colorati d'oro, paurosa, paurosa. Probabilmente per il momento, per i miei gusti personali, la piazza più bella che io abbia visto. C'è questo ambient un po' dark, con le luci che proiettano tutto verso l'alto, mettendo ancora più in risalto tutte le placche in oro. Non so più che parole spendere a favore di questa piazza. Wow. Vabbè ragazzi, mi sono beccato lo spettacolo delle luci, non ci posso credere. Ciaone. Dopo aver elogiato questa piazza così tanto, ha deciso di ringraziarmi con uno spettacolo di luci da paura. Non sapevo ci fosse, quindi sono rimasto particolarmente colpito dalla cosa. Sono rimasto senza parole, questa piazza mi ha conquistato secondo dopo secondo, basta. Non voglio più dire nulla, basta, è troppo bella. Ho comprato le calamite. In ogni posto in cui vado io compro calamite per collezione, almeno 3. Per continuare a fare schifo ho preso un altro piatto tipico di Bruxelles, ovvero le patatine in cono, meravigliose. Sono anche buone, veramente buone. Secondo la ricetta tradizionale vengono tagliate e fritte al momento, quindi istantaneamente tagliate, poi gettate nell'olio da frittura e poi diretti nel mio pancino. Ci hanno messo letteralmente un quintale di maionese. Non c'è Natale senza mercatini. Dopotutto il paese dei balocchi effettivamente ci mancava. Era l'unica cosa che mancava ed eccolo qua. Ho scoperto un gioiellino. Sono qui da qualche ora e mi sono già innamorato di questa città. Non era sui miei piani assolutamente venirci. Non sarebbe stata una delle mie mete prossime. Eppure questo caso ha voluto che io avessi questo evento particolare. Non sono la persona a cui piace vivere nelle grandi città, infatti non vivrei mai a Milano, Roma, Bologna. Sto tanto bene nella mia piccola cittadina. Poi io sto guardando ovviamente solo il lato carino della città, perché sono nel centro di Bruxelles. Magari già in periferia la storia cambia. Quello che ho l'opportunità di vedere in questo preciso momento è una città veramente, veramente bella. Poi vabbè, c'è l'atmosfera natalizia che migliora le cose. Però dai, se sei bella, sei bella. Restaurant Gabbiani Reali. Pizzeria Napolitaine. Ci siamo. Qui invece siamo all'interno delle Gallerie Reali di Saint-Hubert. Piccola curiosità a riguardo, furono il primo centro commerciale e anche il più bello di tutta l'Europa. Infatti questa via, lunga circa 200 metri, questa galleria lunga circa 200 metri, sono boutique raffinate, gioiellerie, tantissimi negozietti che rendono questa galleria davvero davvero bella. Le gallerie in totale sono 3 che si susseguono e sono la Galleria del Re, la Galleria della Regina e la Galleria dei Principi. Per tutti i church lover, beccatevi sta chiesa. È incredibile il mix che c'è tra l'estrema modernità di alcuni palazzi, di alcuni edifici presenti in questa zona e la tradizionalità di tutti gli altri che abbiamo visto fino adesso. È un mix che funziona e può funzionare secondo me solo grazie a una componente. È il fatto di dare valore allo stesso modo ad entrambe le componenti, cosa che non sempre riesce. Guardate la Church delle Luci di prima vista da lontano, spacca. Sto rientrando in hotel. Ascensore appariscente parte 2. E ho appena scoperto che la mia stanza si chiama Chloe. Prima non l'avevo assolutamente detto. Casa, dolce casa. Ho un sonno tremendo. È arrivato il cibo in camera. Il pezzo forte è questa. La pizza. Beh, dai. Pensavo peggio. Per non farci mancare niente, cochina zero. Sono contento di aver fatto la mia cenetta alle 11 di sera. Per concludere positivamente la serata mi aspetta una bella doccetta e un po' di studio, perché domani mattina devo arrivare preparato all'evento, perché per quanto possa sembrare assurdo, questo per me è un viaggio di lavoro prevalentemente, perché l'evento di domani è un evento di lavoro. Di conseguenza devo arrivare assolutamente preparato per non farmi cogliere impreparato. Sarà una gran figata, non vedo l'ora. Andremo in un posto unico, davvero figo, e quindi ci vediamo domani. Sono le 8 della mattina e ancora
è buio. Il freddo invece è lo stesso di ieri. Il posto dove vado questa mattina è un luogo molto importante, infatti il mio outfit è totalmente non conforme ai soliti che ho. Non sono una persona estremamente elegante, però non denigro, mi piace vestirmi bene e comunque io lo inizio a intravedere. Eccoci arrivati. Questa infatti è la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles e io ho un evento proprio lì dentro. Adesso devo andare ad incontrare persone che ho visto solo in videochiamata. Spero che mi riconoscano e io le riconosca. Finalmente posso spoilerarvi che cosa sono venuto a fare qui all'interno del Parlamento Europeo. In poche parole, si sta concludendo proprio oggi l'anno europeo della gioventù. Durante tutto l'anno ho collaborato con Commissione Europea attraverso dei video che andavano a sponsorizzare proprio l'anno europeo della gioventù. Di conseguenza, insieme ad altri ragazzi provenienti da altre parti d'Europa, sono stato invitato qui per l'evento finale. Per il momento sono stato a due conferenze, la prima serviva per introdurre un po' la giornata, quello che avremmo fatto durante l'arco di questa giornata, perché io starò qui fino alle 5 e poi andrò a prendere l'aereo, mentre la seconda invece aveva come tema principale l'educazione. È stato molto interessante perché a tenere il meeting è stata Roberta Fantinato, che è la direttrice di Scuola per l'Europa, mentre al momento stiamo facendo la pausa pranzo, ma non mi piace niente, quindi non mangerò. Comunque io mi sento veramente onorato di poter partecipare a tutto ciò. Non so precisamente dove mi abbiano tirato fuori, da dove mi abbiano tirato fuori e soprattutto dove mi abbiano trovato, perché improvvisamente tempo fa mi scrisse un ragazzo per collaborare insieme alla Commissione Europea e abbiamo avviato poi un progetto davvero interessante che è andato avanti per tutto l'anno. Io sono veramente contento di essere qui al Parlamento Europeo a rappresentare per un certo verso l'Italia e per poter portare la voce dei giovani poi in Italia. Questa esperienza di lavoro è per me incredibilmente costruttiva, perché con l'inglese sono ancora una frana, ma prometto che migliorerò. Ma soprattutto è un'esperienza per capire tanti pareri, tante posizioni prese dai diversi ragazzi che sono qui all'interno di questo contesto, che vengono da tutta l'Europa. Ci sono tanti ragazzi italiani, tanti ragazzi spagnoli, francesi, inglesi, tedeschi, e effettivamente è un evento gigantesco che ti arricchisce. È appena terminata la conferenza finale, ci hanno fatto un grandissimo saluto e per concludere il tutto adesso sto andando giù di sotto, che ci aspetta un drink d'addio con qualcosina da stuzzicare anche. Comunque la conferenza è stata fantastica, è durata parecchio, però hanno inserito all'interno il concerto di un'orchestra composta da ragazzini molto più piccoli di me e da un coro di voci femminili davvero da paura. Sono stati bravissimi e nulla, questa è un'esperienza strepitosa, sono contento di essere qui. Ho girato tantissimi video, tantissimi clip, sia per l'anno europeo della gioventù, per il lavoro che sto svolgendo all'interno di questa struttura, sia per tornaconto personale, per realizzare contenuti e portarli anche sui canali. Ci devo ritornare qui perché in qualche modo, perché è un posto davvero unico, si respira un'aria diversa. Ecco, se devo proprio trovare il pelo nell'uovo, posso dire che la parte che mi è piaciuta di meno è stato il cibo. Hanno servito solo cose vegane, vegetariane, che io non mangio perché non mi piacciono le verdure, e non hanno servito nulla che contenesse della carne, da come mi è sembrato vedere, e quindi sono ancora digiuno. Non vedo l'ora di uscire da qui solamente per andare a mangiarmi un bel panino da qualche parte e concludere le mie giornate di far schifo a Bruxelles nel miglior modo possibile. Sono entrato che era buio perché era ancora l'alba e sono uscito con il buio perché è già scesa la sera. Ho fatto un piccolo cambio di programma e ho deciso di fermarmi direttamente in aeroporto per mangiare, dato che avevo diverso tempo e lì nei dintorni non trovavo nulla. Di conseguenza sono arrivato in aeroporto e si inizia a mangiare. Schifezze, ovviamente schifezze. Non so bene cosa ho preso, ma è una porcata incredibile sta cosa.
Comunque mi piacciono gli aeroporti, sono un luogo di incontro, la gente si rincontra dopo un lungo viaggio, dopo una lunga permanenza all'estero, dopo tanto tempo che non ci si è visti e di conseguenza scattano abbracci, baci, pianti. È un po' per un certo verso una situazione romantica, si può dire. In più, vabbè, sotto Natale è qualcosa di ancora più magico perché sembra di essere dentro un film, qualcosa tipo Mamma ho perso l'aereo, Love Actually, uno scenario molto molto cinematografico, bello. Mi piace. Aeroporto, non mi piace aspettare in aeroporto, tipo adesso devo aspettare ben un'ora e mezza, due per entrare in aereo e poi ritornare a Milano, ma mi accontento, è stata una bella esperienza in fin dei conti. Bene, posso salutarvi direttamente dall'aeroporto di Bruxelles, che è enorme, letteralmente enorme questo aeroporto. Ci ho badato 10 minuti per raggiungere dai controlli al gate, 10 minuti, quindi un saluto dall'aeroporto di Bruxelles, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao. Piccola scena post credit, ma questa chi cazzo è?